Abbiamo visto che il Monterosi ha trovato la nuova casa a Pontedera, una situazione particolare, se non anche paradossale. Ci può spiegare come è arrivata a questa soluzione? Ma molto semplice. Il carissimo santuomo del presidente della Viterbese ci ha chiesto di nuovo 300.000 euro. Grosseto aveva detto sì con la lettera del sindaco entusiasta. L'altro santuomo presidente del Grosseto è andato dal sindaco e gli ha detto: Grosseto non vuole il Monterosi perché ci sono tensioni mortali fra le tifoserie. Il problema è che noi non abbiamo tifosi e quindi e poi mi fermo qui nella narrazione perché è ancora più intricata la cosa. Per fortuna abbiamo trovato Pontedera, quindi noi quest'anno faremo 38 trasferte turistiche. E non è facile, immagino, gestire una società appunto con 38 trasferte, praticamente, ma al di là lei ha partecipato al primo campionato tra i professionisti nel girone C. Quest'anno quali sono le aspettative del suo club? Vuole ritornare nel girone C o ambisce a partecipare nel girone B? Io ambisco, anche ternisco e cinquinisco di andare nel girone B, perché è certamente più tranquillo, sereno e le trasferte sono un gioco da ragazzi rispetto al girone C. Io ho avuto il piacere di intervistarla l'anno scorso e lei ha detto delle bellissime parole su come vorrebbe cambiare il gioco del calcio. Abbiamo visto l'Italia uscire dai mondiali e una Serie C con il presidente Ghirelli che parla di possibili riforme, ma queste riforme ancora non ne vediamo nemmeno l'ombra. Vorrei sapere da lei il suo punto di vista su questo campionato di Lega Pro, sulla sostenibilità e quant'altro. Allora, la Lega Pro, a parte i presidenti imprenditori ricchissimi, è un incubo, è veramente un incubo. Non ci sono ritorni appropriati, ma il discorso sarebbe semplicissimo, io lo dico da un paio d'anni. Se tutto questo oceano di soldi, i procuratori, gli stipendi dei giocatori, i diritti televisivi, fosse ripartito in una maniera un pochino più equa fino alla C, ma perché non alla D, sicuramente il campionato diventerebbe un'altra cosa. Se poi riusciamo a far scendere questi soldini fino alle scuole calcio, permetteremmo alle società di avere istruttori validi e di migliorare le strutture. Se facessimo così, fra 10 anni forse vinceremo di nuovo il mondiale. Ma a proposito di lavoro sulle giovanili, ricordo che lei è stato protagonista di vari lavori che ha coinvolto i ragazzi proprio sul territorio della Tuscia. Ma con il fatto che la sua squadra deve praticamente giocare in trasferta, le crea delle difficoltà a avvicinare i più piccoli al Monterosi e alle realtà sportive locali? No, questo non ha nessuna influenza, anzi, l'importante è stare in C. Ormai siamo un magnete per il circondario, da noi vengono anche bambini che lasciano la Roma, la Lazio, i paesi vicini. No, assolutamente, non ci crea nessun problema.